Riprendiamo la lezione da dove l'abbiamo lasciata ieri, che erano appunto il quarto paragrafo dei collegamenti amovibili, che è perni e spine. Come già anticipato ieri, il perno e la spina hanno il compito ovviamente di collegare due componenti meccanici, come d'altronde un po' tutto quello che caratterizza questo capitolo. I due componenti sono. Si differiscono in cosa? Che il perno collega questi due componenti in modo relativo fra di loro, come si fece l'esempio ieri, la biella e il pistone. La spina collega i due componenti in maniera fissa, non c'è modo relativo. Si fece l'esempio della testa e del cilindro, va bene? Dove c'era la necessità che smontare e rimontare ci sia la perfetta. Il perfetto allineamento del canale del cilindro con la testa del motore. Fatto questo, ovviamente, come tutti i componenti meccanici, oltre, diciamo, alla funzionalità che essi hanno, devono seguire, diciamo, delle norme ben precise, che sono quelle che caratterizzano un po' la forma, il tipo e che permettono al disegnatore nel disegno di riportare la norma di riferimento con cui, diciamo, riferirsi e acquistare. Anche perché qual è il problema? Il problema è che anche il perno e la spina sono componenti che si comprano da commercio, quindi si rispetta la norma, non è che si vanno a produrre in laboratorio, cioè Su solido, in capito. officina. Non è che si va in officina, si va da un cliente e dice mi fai un perno fatto in questa maniera. No, ci si riferisce a una Uni che ci dà una forma. In base alla dimensione dell'oggetto che si vuole abbinare, la norma stabilisce le dimensioni di questo oggetto e quindi l'oggetto è definito. Non è il limite, andiamo semplicemente a modificare il limite, la lunghezza, tagliandolo nel punto che ci serve. Però, come vedremo, ci sono delle misure standard e delle misure a progetto, come nella chiavetta e nella linguetta. Perché? Facciamo un breve ripasso. Nella chiavetta e nella linguetta, quali erano le misure standard che si avevano dalla norma del componente chiavetta e linguetta? Base, E altezza, basta. Qual era invece la componente che si chiamava dal progetto? Il diametro veniva dal progetto, viene l'albero, però la linguetta, in base al diametro dell'albero. La norma ci dava la cava, l'altezza, no, lunghezza, no, la lunghezza si dava dal progetto. La lunghezza, va bene? Mentre altezza e larghezza si ricava dalla norma. Chiaro? Qui è uguale. Ci sono delle informazioni che noi riaviamo dalla norma e delle informazioni che noi riaviamo dal progetto, va bene? Allora, l'altra cosa che si disse ieri. Va bene, che poi condizionava anche la forma, va bene? Vedete, qui un po' è un esempio della norma, va bene? Poi cercheremo di fare anche questa nell'esercitazione, in cui andremo a disegnare questo. Vedete, c'è una norma di riferimento, a cui fa riferimento appunto il perno. Vedete qui, nel riportare il diametro dell'oggetto, diciamo, che viene prodotto, a cui corrisponde nel progetto fare il foro opportuno per accogliere questo, c'è anche un'H, poi la scopriremo ora, la prossima, prima di entrare negli alberi, andrò a fare le tolleranze. Vedete H11? Che cosa vi dice H11? Vi dà un'idea dell'accoppiamento, cioè di come deve essere il foro, eh? Che tipo di accoppiamento vuole, eh? Perché? Perché come detto, nel caso del perno, voi vi aspettate l'H11 sia un accoppiamento, un'interferenza o con Giove mettere un perno? Con Giove, se no non fili il perno. Cioè se non entra, cioè il perno non deve essere come la spina, si deve bloccare, deve permettere Sì, deve di andare, scorrere dai due deve fori. scorrere, sì. Quindi l'H11 è un accoppiamento con leggero Giove, Con leggero leggero, non Giove. troppo perché se Se no, no. cioè un po' di interferenza ci deve andare perché come vedremo in alcuni casi. Il perno, se ha troppo gioco in fase di funzionamento, Scappa via. sbatte. Perché non vi dimenticate, il perno ha doppia funzione o anche doppio nome: o hai il perno componente filettato, o
o è come vedremo quando facciamo l'albero, è parte dell'albero su cui va il cuscinetto. Chiaro? Comunque, quando il perno sostituisce il cuscinetto, cioè è da solo lui, non c'è il cuscinetto, fa anche da bronzina, perché gli si struscia sopra l'altro e le... Quindi deve avere gioco, ma non troppo, perché ruotandoci sopra, se c'è troppo gioco nella rotazione, finisce per fare anche una vibrazione, e questo è deleterio, va bene? Ok? Ovviamente, mettendo il perno nel foro, avendo un certo gioco, chiaro, dobbiamo trovare il verso di bloccarla assialmente, altrimenti il perno non sta fermo nel foro, si muove, no? Come si fa a bloccarlo? Vedremo, ci sono vari tipi di perno. In che senso proprio bloccarlo assialmente? Se te qui metti il perno, lo infili dentro tra la biella e la manovella, per esempio, la forcella chiamata, se questa giò sfila via, no? Sì. Scappa via. Sì. Cade, non sta lì in posizione, in sede. Per bloccarlo in sede lo devi bloccare assialmente. E come lo blocchi? O con una testa più larga, sì, che batte. Dall'altra parte di riscontro ci metto un anello elastico, anello Seeger. Le conoscete gli anelli Seeger? Ok. L'anello Seeger ve lo fa vedere, eccolo qua. È un anello su cui nei due forellini ci si mette una pinza a espansione. Tu premi, la pinza invece di stringere allarga il foro, infila dentro la sede, poi trova una parte più stretta dell'albero su cui si ristringe e si blocca dentro. Ritorna? Con la specie di pinzetta che va, sì, però vedi, e qui a questo punto che crea il bloccaggio assiale, vedi, perché entra dentro, a quel punto andare dentro un permette all'oggetto di uscire, va bene? Poi lo vedremo meglio l'anello Seeger, lo vediamo meglio quando si fa gli alberi, però già ora vedete, eccolo qui l'anello Seeger, entra dentro la forcella, l'allarghi, entra dentro l'albero, poi si stringe e si blocca. Questo però ce l'ha anche. Se no, mi viene la moto per bloccare i bidini. Tutto, serve per bloccare assialmente i componenti sull'albero. Per bloccare le ruote, quando si disse anche la linguetta, e non blocca assialmente. Ci devi mettere per bloccare, per esempio, la ruota o uno di questi, se no la ruota scorre assialmente. Perché la linguetta gioca, non è come la chiavetta, ci si va a mettere con forza. Quindi non nasce l'attrito assiale, quindi scorre via. E qui uguale, il perno ha bisogno di questo bloccaggio. E il bloccaggio appunto lo fa, vedete, l'anello elastico e con la testa. Quindi i perni possono essere con o senza testa, con o senza foro per la copiglia. Un altro modo per bloccarla assialmente è la copiglia. La copiglia è quella che si è vista nei componenti anti-svitamento, va bene? Quando metto il perno senza testa e senza foro per la copiglia, devo averlo in un luogo dove non può uscire, come il pistone e la biella. Dentro il cilindro non ce la fa. Non ce la fa, sì. Chiaro, a uscire. Sì, sì. Ritorna? Con l'esempio di camera d'aria, proprio dici. Eh? Con l'esempio che avevo fatto ieri. Sì. Se metti il pistone dentro il cilindro, lui il cilindro, se gli metti lo spinotto e va sulla biella, lui dentro il cilindro non può scappare, non può fare l'avanzamento assiale. Allora, poi le domande qui sono abbastanza banali. Oh. Le domande sono abbastanza banali, a cosa serve la testa o il foro per la copiglia sui perni? Per garantire il bloccaggio? Va bene? Allora, poi si entra nella denominazione. Cosa comprende la denominazione di un perno? Bene, questa è la norma, va bene? Eccola qua la denominazione, come quello delle viti, va capita. Cioè, la norma che dice che tipo di norma segue il perno. Sono perni cilindrici questi, vero? Sì. Che abbiamo visto prima la norma. Poi c'è la Uni 22341, che la differenza è se è con testa o senza testa. Chiaro? La 41 è con testa, la 40 è senza testa. A me non mi interessa sappiate a memoria, dovete dirmi. L'1 22341 mi dice la forma della testa. E basta. Quale dei due dice la testa e copiglia non mi interessa. Poi A e B è se il perno è il foro o se non è il foro. La lettera B è se il perno è forato, quindi se è per copiglia. Oppure se è senza foro è per anello elastico. Chiaro? Poi abbiamo la lunghezza del perno. Chiaro? A e B cosa sono? Non posso spiegare. Se è il foro o non è il foro. La copiglia. Della copiglia. Sì. Ed
12 avrà di ampio. Le dimensioni 12 di diametro, sì. 60 la lunghezza, va bene? E 3,2 è il diametro del foro per la oppiglia. Quando infatti nel B c'è il foro per la oppiglia, è riportato il 3,2. ST? È lo standard di materiale, che è durezza da 125 a 245. Però 3,2 è il foro della oppiglia. Ok, ok, sì, sì. Questo piccolino qui. Sì, sì, sì. Ora, teoricamente, già con questo nome non si può fare disegno, va bene? Quando si farà l'esercitazione, vi verrà data la norma, voi dovete leggerla, interpretarla e fare il disegno ad hoc. Va bene? Allora, questo ritorna alla norma, va bene? 22,340, come vedete vi ci ha riportato tutti i valori, si è detto prima, va bene? Il diametro, qui poi ci ha riportato anche la figura e ve lo caratterizza, va bene? E la lunghezza, come vedete il perno anche qui, la lunghezza del perno secondo voi è da norma o da progetto la lunghezza? A seconda del diametro del cilindro, a seconda del diametro della biella, chiaramente ricavo la lunghezza del perno. Però non è legata alla norma. La norma mi dà il diametro, il foro della hoviglia, l'eventuale materiale e l'eventuale forma della testa. Va bene? Che quello è standard. O meglio, è standard in base al diametro. Chiaro? Bene. Chiaramente chi mette lo spinotto nella per esempio in un cilindro, è chiaro, fa prima un minimo di dimensionamento sulla forza a questo oggetto, lo spinotto, a che sollecitazione deve resistere, e poi sceglie il diametro opportuno e di conseguenza fa il foro sulla biella e fa il foro sul pistone. Chiaro? Cioè tutto quello che voi prendete in mano, quando prendete un oggetto in mano, quell'oggetto che avete in mano è frutto di un pensiero di qualcuno. Io lo definisco un artista tecnico, colui quale che pensa l'oggetto, come funziona e lo dimensiona con le competenze tecniche. Ecco perché è un artista tecnico, perché pensa a come farlo e poi la dimensione però la studia in maniera analitica e oggettiva, con una base di meccanica forte che gli permette di dargli una misura. Chiaro? Quindi, conoscendo le forze in gioco, conoscendo come si deve muovere, conoscendo le accelerazioni, ricava le forze, in base alle forze, dimensione e quant'altro. Comunque sarà tutto il percorso che ora cominciamo nel secondo quadrimestre. Abbineremo alla cinematica la dinamica. Ok, a questo punto, ieri abbiamo visto, dopo aver visto un po' la norma, vero? Che ci fa capire come scegliere questo oggetto e come leggere la norma. Ma dove è anche Davide? Ci fa capire appunto come fare, come costruire il nostro perno, va bene? Vedete qui questo DK e questo qui, eccolo qua, va bene? DK, la forma della testa e quant'altro, ok? Bene. Allora, dopo aver fatto questo, dopo aver fatto i perni, andiamo a vedere un attimo le spine. Abbiamo detto che le spine, allora, gli elementi fondamentali che caratterizzano un perno sono quindi il gambo, che può essere normale o filettato con foro per conchiglia, con sede per anello elastico o meno, e la testa può essere larga, piana, stretta o cerchio, va bene? E qui sono riportati tutti i perni che esistono, va bene? Chiaramente questa forma qui ha un'altra norma e via dicendo, va bene? Mi seguite? Non dovete sapere a memoria a questo che norma c'ha. Dovete sapere però che cosa stabilisce la norma. Forma la testa, diametro, eventuale foro e coppiglia, eventuale sede per l'anello sigaro e l'eventuale filettatura. Perché i perni possono essere bloccati anche attraverso il dado. Chiaramente se lo blocco attraverso il dado devo stare attento, perché devo non stringerlo, ma devo lasciare, cioè la filettatura secondo voi deve finire accostata oppure deve finire un po' prima? Un po' prima. Se no stringo e impedisco il moto relativo. No, eventualmente c'è la norma, curiamo il perno filettato e ti dà la lunghezza della filettatura. Eventualmente ti dà il passo del filetto e quant'altro. Va bene? Allora, il perno, mi ho detto, ha una doppia definizione. Allora, quello che vediamo noi è proprio il componente.
ma può essere anche parte dell'albero, questo lo vedremo, dove alloggia il cuscinetto. Chiaro? La parte dell'albero dove è il cuscinetto si chiama perno. Chiaro? Bene. Ora invece vediamo la spina. La spina può essere o di collegamento o di centraggio. Va bene? Il collegamento serve per collegare due alberi solidali per ruotare, come la chiavetta e la linguetta, per calettare, oppure serve per centrare. Se ovviamente serve per centrare, qual è il problema? Io ho due componenti, uno e due. La spina, quando va nell'uno dei due componenti, e poi ho l'accoppiamento con un moto traslatorio, devo accertarmi e nella sede sotto la spina sia bloccata, fissa. Sì. Chiaro? Sì. E non può essere conica. Conica può essere quando blocca due componenti, albero e ruota, ci metto una spina, la ribatto, deve essere conica perché ribattendo si blocca assialmente. Chiaro? Cioè se io devo mettere una spina qui... Il cilindro testa è... Se io devo mettere una spina qui, vedete è conica, come fa a bloccarsi se no? Se no quando gira schizza via. Cilindro testa e una cilindra la spina? No. Allora, se ti ha una spina di centraggio è perfettamente cilindrica, se no quando va a mettergli il pezzo sopra non entra. Chiaro? Se fa una spina presa di allegamento di albero ruota deve essere conica, perché quando la infili, la batti, si deve lavorare per... Chiaro? No, ma io tenevo se c'è una spina tra i cilindri alla testa, una è cilindrica, una è conica. È cilindrica. Ah, ecco. Questo. Prima metti la spina centrale e poi blocchi quei componenti. Quindi, riapitolando, le spine qui a sinistra che bloccano due componenti sono coniche, per permettere il bloccaggio. Le spine che invece sono di centraggio sono cilindriche. Giustamente anche loro seguono le norme, vediamo ora brevemente le norme, va bene, in base a cosa, come si suddividono le spine? In base alla forma, abbiamo cilindri e coniche ed elastiche, perché sono anche elastiche, invece di avere un'interferenza, io prendo la spina, gli ci fo un incavo, in modo che lei possa essere ridotto leggermente il diametro, la metto dentro, poi riallarga e si blocca nel foro. Chiaro? Quindi in base alla forma, cilindri, coni, elastiche, in base al trattamento termico, temprato o non temprate. Il trattamento termico, un trattamento che gli si fa per dare durezza, per cambiare la proprietà dei materiali. Ve la dovrebbero fare a tecnologia. Ma dai, per quello che... No, non commentare. Non commentare, ragazzi. Se non me la fanno, me la fanno il prossimo anno. C'è già fatto. Con? Perfetto, quindi già avete un'idea. Si mette nell'acqua, si mette nell'olio, a seconda di tipo di raffreddamento si può fare. Però allora, lì l'avete fatta a livello qualitativo. Ora dovreste fra un po' farla a livello quantitativo. Perché la temperatura di raffreddamento e il tempo di raffreddamento influenzano... Il materiale. No, il materiale ne riesce, quindi il livello di martensite e il livello di... Perché noi vedrete nelle proprietà tecnologiche che sono fondamentali per voi, abbiamo... due proprietà importanti, le metalli, le meccaniche e le tecnologiche. Le proprietà meccaniche sono durezza, resistenza all'usura sarebbe, cario di rottura, cario elastico, cario di snervamento, chimiche. Quelle chimiche sono altra cosa ancora. Io ti parlo di proprietà meccaniche, queste. 5. Poi abbiamo le proprietà tecnologiche. Le proprietà tecnologiche sono quelle che ti indicano come è possibile lavorare il materiale. E ci abbiamo duttilità, la capacità di diventare, di essere lavorati in fili, malleabilità, la capacità di dare la lamina, di diventare lamine. Chiaro? Cioè, come tu fai la lasagna in cucina, eh? Quando tu fai, tu parti alla sfoglia alta, tu la schiacci. Con due rulli.
quello è un esempio di laminatura. Il prof se ne intende anche della cucina. Quello soprattutto. Poi abbiamo, quindi, malleabilità, duttilità, altra importante è la saldabilità, l'abbiamo fatta, ok? Poi abbiamo la fusibilità. La fusibilità è importante se voglio ottenere un materiale per fusione, perché se un materiale, quando lo verso, tende ad attaccarsi alle pareti e scivola male, ho problemi di capillarità, cioè non mi riempio volumi, e quindi quando fo le forme particolari, se non mi riempio lo spazio mi rimane in vuoto, quindi quando tiro fuori il prodotto di fusione mi viene difettoso. Come la saldatura, però lì è un altro problema, è la fusibilità. Tornando alla proprietà meccanica, mi sono dimenticato tre proprietà importanti, mi sembrava. Insomma, la resilienza, che è la capacità di assorbire l'urto, e la tenacità. La differenza tra la resilienza e la tenacità, entrambe la resistenza all'urto, ma la resilienza è in campo elastico, l'urto è una forza in campo elastico, cioè non crea la deformazione elastica di pezzo, la tenacità è un urto in campo plastico, cioè con la forza R va il sigma di rottura. Sono due proprietà di resistere all'urto. Tornando alla tempra, c'è tempra e bonifica. La tempra è il semplice trattamento di indurimento. Con la tempra prevalentemente si privilegia la durezza a scapito della resilienza e della tenacità. Duro ma fragile. Successivamente, se si bonifica, è una coppia tempra più rinvenimento. Il rinvenimento viene rialzando la temperatura, ripermettendo una perché cosa succede? Ora avete fatto la metallurgia. Nella tempra che cosa si fa? Si scalda raffreddando velocemente, si impedisce agli atomi di carbonio di trovare la giusta posizione nelle celle. Quindi si incastrano nel mezzo alla cella, creano una sorta di tensione perché si mettono in posto sbagliato, quindi è come se c'è due persone lo mettono in mezzo, quindi creano tensione che crea durezza, chiaro? Però toglie la possibilità di deformarsi, perché questi pezzi di carbonio impediscono lo scorrimento che dà la duttilità nel legame ionico, vi dovrebbero fare la tecnologia di come scorrono. Quindi io, come se impedissi lo scorrimento, quindi crea il materiale duro. Quindi se io do un urto forte, il materiale non assorbe l'urto, o si spezza o non si muove. Sì, sì, sì. E quindi è duro. Però duro vuol dire molto resi. Quindi se invece di dargli un colpo, se la stessa forza, invece di trasmetterla in un decimo di secondo, la trasmetto in due secondi, cioè molto lenta, il pezzo resiste meglio. Quindi durezza vuol dire resistenza, ma non vuol dire resilienza. Resilienza vuol dire che sia... Allora, quando io rinvengo e che fuori riscaldando, queste molecole si riposizionano meglio, si riduce le tensioni e resiste meglio, perdendo un po' di capacità di resistenza alla carico di rottura. Prof, ma questo osso c'hanno anche alcuni ammortizzatori? Gli ammortizzatori hanno un altro elemento, assorbe l'urto, è la parte molla, che è la parte elastica. Ma ci sono alcuni ammortizzatori che assorbono l'urto e poi lo rilasciano piano piano. Quelle, no, allora. Quelle sono un po' di patente e l'ultima piccimella, a parte gli scherzi. Comunque, l'ammortizzatore è fatto una parte elastica e una parte ammortizzante. La parte elastica assorbe la forza d'andata, quando tu pigli una buca, no? Boom. E quindi assorbe in andata. E l'assorbe, però, se te lasci solo la parte elastica dell'ammortizzatore, lei rilascia questa energia accumulata, ti saltella la ruota. Il saltellio, tutte le volte la ruota si stacca da terra, perdi aderenza e frenata. L'ammortizzatore frena la corsa di ritorno, smorza questa energia attraverso la parte idraulica dentro l'ammortizzatore e lo smorza e fa sì che non ci sia l'oscillazione, ma smorza la corsa. Chiaro? Vabbè, però questa è fuori da questo argomento. Tornando a noi, la spina temprata o non temprata, a seconda se voglio durezza o resilienza. Chiaro? Privilegio la durezza quando ho un comportamento per cui, diciamo, il componente mi interessa soprattutto la resistenza. Privilegio la resistenza quando, per esempio, in questo caso la spina, essendo accoppiata fra questi due, ricordatevi, se questo si mette a vibrare, la vibrazione la regge la vita o la prende la spina? La vita. No, spina, spina. Perché? Perché la prende la spina? Perché la spina la centra. Dimmelo in maniera un pochino più fisica. A livello geometrico, ma cosa succede? La vite si mette lì per stringere, sì, per accoppiare. Cosa succede guardando questo disegno
Guardando questo disegno, la figura 1 e 20, cosa si vede? Non ha la testa. Riguardo alla spina, riguardo alla vite. Cosa c'ha la vite rispetto ai foro? Certo? Un certo gioco. Quindi lei ne assorbe solo un parte dopo quando tocca, ma la prima botta la piglia là? Quindi in un accoppiamento così privilegio la durezza o la tenacità? O la resilienza? La tenacità. In un accoppiamento così privilegio? Durezza. Volendo privilegio la durezza. Comunque anche lì posso privilegiare la tenacità. Perché comunque anche qui quando l'albero gira la trasmette una bella botta, no? Quindi sono tutti accoppiamenti. Se invece il componente è fermo, ma è soggetto solo a tirare, allora posso privilegiare la du, dove non c'è la trasmissione di vibra. Chiaro? Mi seguite? Sì. Tutto sorda. Poi con questi oggetti si approfondiscono, vero? E si cerca di aprire meglio. Questa è la vita. Però sono molto legate le materie, ed è bello del nostro mondo, e noi colleghiamo le materie e poi lo riportiamo alla realtà di tutti i giorni, che vi fanno capire perché ci si comporta in questa maniera. Come deve essere un accoppiamento di un foro per la spina, si è detto ora o leggera? Interferenza, chiaro? A meno che la spina non sia... Qui ho fatto un errore la domanda, sbaglia anche il professore... Cilindrica, va bene? Ok? E si salva la revisione perché è più giusta come domanda. Questi appunti nascono così. Via via che il professore via via li spiega, li perfeziona. Ma come ho fatto a scrivere tutti gli appunti? Ho perso la mia box, è pieno. Ho perso la mia vita per non essere capito. Dai una definizione di spina. La spina ovviamente può essere organo meccanico movibile e blocca unisce due pezzi meccanici permettendo un accoppiamento solidale, va bene? Questo è abbastanza ovvio. Bene? Qui c'è un po' tutte le spine, vari tipi, vero? Tipo A, tipo B, tipo C, se è cilindrica non temprata. Se è cilindrica non temprata, anche questa ci può essere varie forme, con l'esecuzione dei fori, con un qualcosa per bloccare, per svitare, per inserire. Temprata vuol dire subito un trattamento di sempre, l'ho spiegato ora, aumenta la durezza, materiale più duro meno resiliente, l'ho spiegato ora. Sì, ma capito. Spina cilindrica, vedete c'è l'incavo, perché se la stringo si lascia deformare, ridurre il diametro. Che esistono varie forme, se ti riordini le forme esistono, se ti riordini la cilindrica normale, la cilindrica o le lavorazioni per fuori, la cilindrica elastica con l'incavo, oppure l'elastica è sempre fatta con l'incavo, non è che ovviamente, ok? Oppure c'è la cilindrica con lo spessorino, con il vuoto dentro, proprio la lamierina che si stringe con lo spacco, no? Per cui ritorna? Non ho capito. Ti fa una cilindrica vuota dentro, con lo spessore girato, tipo una trafilatura. Con lo spacco te la stringi finché tocca tu l'embi e poi la metti dentro, poi lei riporta il tondo, no? Oppure ci sono, vedete cilindria, vedete vuota? Con lo spacco? Sì. Oppure cilindria o il doppio attorcigliamento, vedi? Per cui tu stringi, si sovrappone, ritorna? Ok? A spirale. Oppure c'è conica, e la conica può essere con gambo filettato o meno, a seconda se la inserisci. Va bene? E poi ci può essere spina in taglio, anche questo tende a fornire una certa elasticità, va bene? Queste sono le varie norme che caratterizzano la spina, quelle abbiamo visto ora sono le norme di riferimento, chiaro? Va bene? E infine, e poi ci lasciamo, a me volevo finire l'argomento, questo è un po'... le vari tipi di norme con le spine, cilindri, conie, non temprate e quant'altro, va bene? E qui è la tabella delle varie spine, per esempio le cilindri e i vari valori che vengono dati, va bene? Anche qui la lunghezza, quando vedete questo valore, vuol dire che è da progetto, non è stabilita dalla norma, eh?
Questi sono tutti i tipi di spine riviste sulle norme, va bene? Se uno è curioso lo guarda. E qui abbiamo finito, va bene? Dubbi? No. Bene. Allora, fermi. Ancora va.